Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guida Tramontano. Buona domenica a tutti, anche se ormai sta quasi per terminare. Domani inizia una nuova settimana e quindi cerchiamo di farla iniziare nel miglior modo possibile. A mio avviso oggi parliamo della tastiera delle tastiere, praticamente la regina. E ovviamente vi spiegherò, secondo il mio punto di vista, il perché questa tastiera si merita il titolo di regina della situazione. Ebbene, sul Play Store ci sono miriade di tastiere, quella per antonomasia è SwiftKey. La tastiera, come potete sapere, del vostro smartphone Android, anche su iOS, è intercambiabile con altre tastiere, scaricabili gratuitamente o non dal Play Store, e una volta scaricate basta aprire l'applicazione, settare una serie di passaggi automatici e guidati che l'applicazione vi farà fare. Dopodiché la vostra tastiera, tra virgolette, scomparirà dallo smartphone per far sì che all'accensione dello smartphone o all'accensione della tastiera stessa, insomma, ogni qualvolta dobbiate digitare poi del testo, comparirà la tastiera nuova. Tutto questo quindi in automatico con una serie di setup molto semplici e banali per qualsiasi utente, quindi di qualsiasi fascia, sia inesperta, sia esperta, sia moderata. Bene. Come detto inizialmente, però, ci sono tante tastiere, ma una sola si merita il titolo di regina, ed è la tastiera, a mio avviso, di Google Gboard. Gboard, che praticamente è uscita sul Play Store da qualche anno per tutti, prima era soltanto per gli smartphone di Google, che in realtà non pubblicava neanche tanto Google, prima di Pixel stiamo parlando. Ebbene, da un po' di tempo a questa parte è entrata a far parte di tutte quelle tastiere open source scaricabili da qualsiasi smartphone Android ed è entrata subito in competizione con la vecchia regina, a mio avviso, che era SwiftKey. Ebbene, il Gboard si scarica dal Play Store in maniera gratuita oppure dal link qui sotto che vi lascio in descrizione, quindi ovviamente dopo aver visto il video e aver cliccato un bel like potete andare nella descrizione e cliccare sul link che vi riaprirà direttamente al Play Store sulla tastiera da scaricare. Ebbene, perché a mio avviso Gboard si merita il titolo di regina? Per tre semplici cose. Il primo è che la tastiera di Google è come tale, non poteva mancare una ricerca integrata nella tastiera. Facciamo finta di stare all'interno di una chat. Ebbene, io apro la mia chat, per esempio, qui sulla destra di Telegram personale, in modo tale che parlo un po' come me stesso, come fanno i pazzi. Ebbene, parlando per esempio con me stesso, potete vedere una serie di funzionalità che vi mostro e che voi ovviamente potete utilizzare con chiunque dall'altra parte, oppure mentre siete praticamente in un'applicazione e vi va di fare una di queste operazioni, perché ovviamente è fattibile. Ebbene, la prima cosa, come detto, è l'operazione di ricerca integrata nell'app stessa. Cliccando sulla G in alto a sinistra della tastiera si apre una serie di setup che la tastiera ci dà. La prima è per l'appunto di ricerca tra Gift o Google. Se noi facciamo una ricerca su Google all'interno della tastiera, in qualsiasi ambiente ci troviamo, all'interno di una chat, di WhatsApp, Telegram, Facebook, di un'applicazione, Instagram, telefonia, eccetera, possiamo fare una ricerca su Google. Dopodiché questa ricerca la possiamo aprire, oppure, se non vogliamo aprirla, vogliamo condividerla perché siamo all'interno di un social, la possiamo condividere condividendo il link in maniera istantanea, senza uscire dall'app, copiare il link, condividerlo, quindi è una cosa straordinariamente veloce, rapida e intuitiva. Ebbene, oltre poi al fatto che c'è questa possibilità di ricerca integrata nell'app e di utilizzo di GIF, come potete vedere praticamente sempre nella scrittura accanto alla ricerca stessa, GIF che possiamo andare a ricercare sia per nome, per stile, per tipo e quant'altro, possiamo fare un'altra cosa molto importante, oltre a quello che vedremo poi alla fine del terzo fattore che le dà lo scettro. Ebbene, il secondo e non però per importanza fattore che mi fa dire che la tastiera è la regina delle tastiere è la ricerca di traduzione istantanea all'interno della tastiera stessa. Ebbene, voi potete sapere come al mondo d'oggi tutte le lingue si stanno un po' mischiando, nel senso che mentre parliamo in italiano con una persona, magari dobbiamo trovare un termine inglese, parlare con una persona inglese, straniera o chi che sia. Ebbene, un conto è aprire WhatsApp e parlare con una persona in maniera immediata, e un conto è aprire praticamente Google Traduttore, fare tutta una serie di passaggi, copiare e condividere quello che è, che può essere inglese, francese, spagnolo. Ebbene, cliccando sempre sulla G di Google c'è l'opzione traduzione, noi scriviamo in italiano una cosa, come potete vedere sempre sulla mia destra, e lo traduciamo in maniera istantanea all'interno dell'app stessa, in questo caso il social era Telegram, e possiamo condividerla parlando così tranquillamente nella lingua
praticamente che c'è più avversa. Ovviamente voi direte, sì, ma possiamo scrivere knowledge? In realtà no, perché con Google Traduttore, ora come ora, c'è un'opzione fantastica che è attivabile all'interno delle impostazioni, che ci permette praticamente di tenere premuto, una volta scaricato Google Traduttore dal Play Store e attivata l'impostazione, che è facilmente raggiungibile da tutti voi praticamente all'interno delle impostazioni dell'app stessa, basta tenere premuto su una frase che ci invia una persona, una parola, una qualsiasi cosa, e c'è scritto traduci con Google. Quindi sarà uno scambio di informazioni in lingua diversa da quella che è l'italiano, però appunto stesso nell'app, sia se in un qualsiasi ambiente non ci troviamo praticamente, senza dover uscire o copiare e incollare varie cose. Ebbene, l'ultimo fattore per me molto importante riguarda la questione delle impostazioni, perché possiamo personalizzare all'estremo la tastiera, sia come temi, sia vibrazione, suoni app, di predizione del testo. Ma una cosa molto importante, soprattutto per me che ho le mani gigantesche praticamente, è la grandezza della tastiera. Basta schermi da 15 pollici la tastiera così. Non va bene. Bene, la tastiera Google nelle impostazioni ci permette di aumentare o diminuire la grandezza della tastiera stessa. Ovviamente comprensivo tutte quelle impostazioni di uso con una mano o non, e soprattutto c'è anche l'opzione di scrivi con lo swipe, molto molto interessante, perché senza togliere praticamente il dito dallo schermo possiamo scrivere con uno swipe, per l'appunto, sulle lettere una vera parola di frase fatta a senso compiuto. Inoltre sulla barra spaziatrice possiamo traslare il nostro pollicione per smuoverci tra le parole che scriviamo all'interno di una chat stessa, insomma di un banner di scrittura. Ed è molto importante, perché ovviamente il cursore viene sostituito dal nostro dito molto molto più preciso, anziché andare a tappare sul dito in punti che comunque possono essere avversi e quindi iniziano imprecazioni varie. Quindi ragazzi, questi sono i miei motivi principali per i quali Gboard vince su tutte le altre tastiere. Spero che voi siate d'accordo con me. Se lo siete o non lo siete, voglio un commento qui sotto in cui mi suggerite un'applicazione che può competere con questa, ovviamente come forma tastiera, non voglio applicazioni strane, una tastiera che può competere con questa che vi ho appena mostrato, e soprattutto scrivetemi anche i motivi validi perché Gboard sarebbe inferiore alla tastiera che scriverete voi qui nei commenti. Sempre in descrizione troverete anche i link alla mia pagina Facebook e Telegram se volete interagire con me o ad altri utenti appassionati di tecnologia. Io come sempre vi rimando ad un prossimo video, cioè giovedì. Ciao!